Non lo posso sopportare. Le loro mani schifose su di te. Dai, vieni con me. Per andare dove? Vieni. Noi qui siamo al sicuro. Se condizione fondamentale per la riuscita di uno spettacolo è l'empatia che si instaura tra attori e pubblico, quello messo in scena fino al 26 agosto nel Museo Civico dalla Compagnia del Teatro dei Limoni ha sicuramente centrato l'obiettivo. Uno spettatore alla volta, è così che si diventa testimoni di una rappresentazione coinvolgente, suggestiva ed emozionante. Un'esperienza innovativa in cui il rapporto palco-platea viene completamente sovvertito. Oltre alla mente, stavolta è coinvolto anche il corpo dello spettatore, che viene stimolato, toccato e guidato mano nella mano. Iniziati al percorso da una cartomante che con parole audaci prepara lo spettatore al confronto con se stesso, si viene immediatamente catapultati nella Berlino del Terzo Reich, di fronte a un gerarca nazista che ci assegnerà il nostro compito. Giorni fa sono stati fucilati 3 uomini. Fucilati, impiccati ed esposti nella pubblica piazza affinché tutti possano vedere che fine fanno i traditori della patria. Isabella, con esi venuzio il numero terzo formulario. Puoi usare questo per esprimere il tuo giudizio. Nero se lo riterrai colpevole, bianco se lo riterrai innocente. In una casa di piacere si intreccia il destino di un soldato e una giovane vedova. Lo spettatore è chiamato a diventare attore e protagonista di ciò che vive. E tra soldati che sussurrano consigli e prostitute ammiccanti, che tra uva e champagne offrono la loro visione della guerra e dell'amore, ci si trova immersi con estrema facilità nelle nebbie di un dubbio, una scelta. Una decisione che non può esimere lo spettatore dal confronto con il proprio vissuto e la propria moralità. Nelle ultime 2 toccanti stanze si consumerà la decisione del testimone spettatore, faccia a faccia con 2 monologhi che lasciano incollati alla sedia con il cuore palpitante per testo ed interpretazione. Qui si dovrà scegliere, inevitabilmente anche dentro se stessi, tra la guerra e l'amore, tra il coraggio e la paura. Cercare di convincermi a lasciarlo lì, dice che se la sarebbe cavata. Mi faccio forza e me lo carico sulle spalle. E continuo a parlargli come se mi potessi ancora sentire. L'uscita dal percorso regalerà sollievo, lascerà il dubbio di una scelta, ma la certezza di aver assistito ad uno spettacolo unico ed originale e con attori e attrici bravi e capaci.